La comunicazione aziendale tradizionale può riversarsi, diciamo, in maniera analoga sui social media o effettivamente bisogna trovare un nuovo modello per fare comunicazione sui social media? Beh, direi che la ricerca di nuovi modelli ormai è un dato consolidato, non è pensabile fare comunicazione attraverso i social media utilizzando le stesse metriche, le stesse logiche, le stesse dinamiche della comunicazione tradizionale. Parlare di comunicazione tradizionale oggi usando i social media è un po' come voler sparare con un cannone su una mosca, ossia è il tentativo, anche in questo caso un po' patetico, delle aziende di cercare di non rendersi conto del fatto che il mondo è cambiato profondamente e spesso le aziende di questo pagano le conseguenze, cioè se l'azienda non si rende conto del fatto che non è più sufficiente sviluppare una relazione con una massa indistinta di utenti, quella che era il cluster per intenderci, molte aziende oggi parlano di cluster di comunicazione. Cluster, quando non si rendono conto che oggi la comunicazione che passa per i cluster è una comunicazione destinata a vedere l'azienda che vuole muoversi in questa direzione come un'azienda che si trova su un pulpito a parlare su una piazza vuota, mentre le persone stanno divertendosi tutte quante in un rave party da un'altra parte. Queste altre parti sono i social network, dove le aziende devono acquisire la capacità di muoversi e spostarsi per sviluppare processi relazionali che di fatto non attengono alle modalità di comunicazione strutturata alle quali sono abituate, anche perché alcuni valori dell'azienda oggi non sono più valori soltanto dell'azienda, a partire dal marchio. La costruzione del marchio, la costruzione dell'idea di marca, la costruzione dell'immagine di marca è qualcosa che oggi non può essere più fatta dall'azienda, dalla barilla che impone il suo marchio e il mulino bianco, perché il mulino bianco nel momento in cui viene imposto anni fa diventa un marchio a disposizione delle persone e sono le persone a ricostruire dinamicamente e semanticamente quel marchio fino a riproporlo alla barilla innovato e modificato. A questo punto, se la barilla è in grado di comprendere questo cambiamento e questa modifica, come peraltro nello specifico sta facendo, passando a un caso concreto, allora a questo punto riesce a mantenere attivo un dialogo con i propri utenti. Se viceversa non si rende conto che anche l'immagine di marca, anche il valore del brand è qualcosa che viene costruito in maniera partecipata, a questo punto inizia un percorso di allontanamento dalle persone che inevitabilmente porta a una discrasia nei processi di comunicazione e di contatto con queste persone che rende la comunicazione inefficace, inutile, dannosa. Ti leggo una delle domande che ci è arrivata dai lettori ed è la seguente. Quali sono i maggiori dubbi che le aziende hanno nello sviluppo ed integrazione di nuove strategie commerciali? Rispetto ovviamente immagino ai social media. Beh, intanto direi che il cambiamento di contesto è il problema più grande. Si generano poi una serie di dubbi, una serie di problemi. In primo luogo, quello relativo al fatto che le aziende si rendono conto di non aver più in esclusiva il pallino della gestione del rapporto. Non sono più delle strutture che possono permettersi di non prendere in considerazione l'universo degli utenti. Poi, ovviamente, il dubbio rappresenta il fatto che l'utente che partecipa della costruzione della strategia è un utente che dice la sua, e nel momento in cui dice la sua può non essere esattamente piacevole per l'azienda ascoltarlo, ma soprattutto può non essere piacevole per l'azienda scoprire che quel parere, quell'opinione, magari è condivisa da altri utenti. Molto più complessa quella che una volta si chiamava comunicazione di crisi e che oggi invece è semplicemente una dinamica conversazionale. Diciamo che quello che è forse il dubbio più grande è quello relativo al fatto che si passa dalla comunicazione alla conversazione. Basta pensare al fatto che lo stesso Cloutier Manifesto, che partiva con una frase: i mercati sono conversazioni, è stato rieditato dall'autore per trasformarlo nei mercati sono reti. Gestire le logiche di rete per l'azienda spesso è complesso perché ancora una volta si trova di fronte a un contesto nuovo. Ti faccio un'altra domanda che mi ha sempre affascinato. Per quale motivo, le aziende sono così reticenti spesso a cercare innovazione, cercare soluzioni per quelli che sono i problemi più comuni, sia dal punto di vista della comunicazione che altri, nella ricerca scientifica, diciamo? L'innovazione è quella che viene definita una funzione di rottura nell'ambito della struttura aziendale. Perché? Perché l'innovazione comporta cambiamento e l'azienda, essendo una struttura organizzativa, che risponde a
che sono comunque note nella sociologia dell'organizzazione, è per natura ostile al cambiamento. Le aziende, le strutture organizzate, le organizzazioni, come gli esseri umani, cercano equilibrio. L'innovazione tende a rompere questo equilibrio. Lo stesso Schumpeter associava all'innovazione il ruolo di strumento, di elemento distruttivo dell'organizzazione. Paradossalmente non potrebbe esistere innovazione in un'azienda molto organizzata, non può esistere una grande organizzazione in un'azienda fortemente innovativa, un'innovazione particolare, un'organizzazione troppo strutturata. L'innovazione sono dei contraltari. L'innovazione è qualcosa di molto simile, ad esempio, al marketing. Anche il marketing viene considerato una funzione di rottura, mentre l'attività commerciale è una funzione che non è di rottura. Perché? Perché richiede attività strutturate. Ora, tutte quante le funzioni di rottura, cioè quelle che richiedono, perché per essere efficaci, dei cambiamenti strutturali, dall'azienda come delle minacce. Perché? Perché passare da un modello di business che conosco ad un modello di business che non conosco mi sottopone a un coefficiente di rischio che va gestito. Sviluppare un nuovo prodotto vuol dire inserirsi in un contesto che non conosco, vuol dire rinnovarsi, vuol dire cambiare. Il cambiamento non sempre viene percepito come facile, come attraente, come gestibile senza troppi danni. E c'è da dire che spesso il cambiamento è fonte di danni, fonte di problemi. Noi dobbiamo sempre tenere presente il fatto che quello che per il contesto è un vantaggio, per la singola azienda può essere un rischio. Parliamo oggi di velocità, la velocità aumenta sempre. È vero, ma questa velocità nella quale sono costrette le aziende a vivere, beh, in realtà non è per le aziende un vantaggio, è qualcosa che le costringe a cambiare completamente pelle in tempi molto molto stretti. E questa è una condizione più che un vantaggio. Le aziende, se fosse per loro un prodotto, identificarlo e vivere di quel prodotto nei secoli dei secoli. Il problema è che i prodotti hanno un ciclo di vita. Nel momento in cui questo ciclo di vita tende alla fase calante, bisogna innovarsi e cambiare prodotto. Ma anche questo nelle aziende non è facile. Tu pensa al fatto che esistono due tipi di innovazione: un'innovazione che si chiama continuing, cioè un'innovazione che sviluppa qualcosa di nuovo su un prodotto già esistente, su una soluzione già esistente, e un'innovazione che si chiama disruptive. Tanto per darti un dato, meno del 5% delle innovazioni sono realmente disruptive. Quelle innovazioni realmente disruptive sono le innovazioni che non soltanto rappresentano un cambiamento, ma costringono le aziende a cambiare. Pensa a quello che è successo nel mercato della fotografia. Un'innovazione disruptive, cioè l'innesto di una spina digitale all'interno del mondo della fotografia, ha completamente rivoluzionato un mercato, cambiando negli scenari competitivi, mettendo in condizione aziende IT di diventare leader di un mercato che prima era dominato da altri attori, distruggendo completamente la catena di distribuzione, la rete distributiva di un settore e di un comparto, costruendo, ricostruendo una nuova catena di distribuzione, ridisegnando completamente le caratteristiche di fruizione d'uso di un elemento come la macchina fotografica e cambiando le abitudini delle persone. Questa è un'innovazione disruptive. Se io fossi la Kodak piuttosto che l'Olympus o la Leica, non sarei tanto disruptive quando la subisco. Infatti la Kodak ha ritirato dal mercato qualche mese fa, mi sembra uno dei suoi prodotti di punta, che furono di punta, diciamo, che era un certo tipo di pellicola, che ormai non era più un prodotto desiderabile, no? Sì, questo dipende dalla convergenza tra tecnologie e mercati competitivi. Molti pensano, ne parlavamo prima, che la pirateria sia la causa del fallimento dell'industria musicale. In realtà è la convergenza di tecnologie e in questo caso di stili di comportamento, perché qualcuno dovrebbe riflettere sul fatto che mentre la pirateria nell'industria musicale è qualcosa che impatta con valori zeri sui fatturati, mentre in questo momento una delle industrie più floride al mondo è quella dei videogiochi. Perché le persone non copiano i videogiochi con lo stesso tasso di incidenza sulla crescita del mercato di quanto non copiano le canzoni? La convergenza ha fatto sì che tutte quelle generazioni di giovani che giocavano col Commodore 64 oggi sono quelli che giocano con la PlayStation. Se andiamo ad analizzare il cluster, sono cambiati i comportamenti. La tecnologia cambia i comportamenti. I comportamenti influenzano la tecnologia e il mondo si sposta. Se le aziende non sono brave a spostarsi assieme al mondo che si sposta, rimangono a piedi.